Ecco, allora ora andiamo a trapanare questo cliente, questo paziente, diciamo, che gli ha di marcio, gli ha denti marci, perché gli era abituato a mangiare troiai. Specialmente ora ultimamente, per dire, prima di fare un intervento mi lavo sempre le mani perché le disinfetto, ci sputo personalmente perché ho la saliva, mi saliva, diciamo, le disinfettaglie, come quella di un cane, per dire, che si lecchi il culo prima, capito? E nella pizza io ci metto l'olio, un finino d'olio, una mozzarellina di bufala, la fo frullare bene la pizza, diciamo, la fo lievitare, poi la inforno e la fo croccante, osso. La mia garba fina. Ma ora andiamo a controllare questo paziente e vediamo il che gli ha in bocca. Questa gli è una cliente di Marolotto 2. E comunque io fra un cliente e quell'altro gli do sempre una sciacquata agli attrezzi, prima, diciamo, di un fra un paziente e quell'altro. Ma andiamo a vedere il che c'è da fargliene. Allora, qui mi pare a me che gli hanno bati. Questi denti gli hanno bati, vanno levati tutti, bisogna toglierli. Allora, vediamo un po', e vanno torti perché c'è, cioè, gli entra il baho, vedi, cioè, il baho gira, questo baho gira, diciamo, fra denti e gli baha. Ma andiamo a vedere dopo un po', eccoci, vedete? Questo è se lavava denti, diciamo, prima di venire qui, gli avevamo, tra l'altro c'è anche una fiatella d'aglio, di cipolla, questi cinesi mangiano soffritto, fritto, aglio, cipolla, ci fanno colazione, c'è una fiatella, non ci si sta in questo studiolo. Ma andiamo a vedere intanto come si fa l'anestesia, torto, l'unto da denti e si è a trapanare, fino al cervello, finché non ti sfondo ogni ossa, se arrivo fino al capo. Quei trapano, mi scivola di mano, osso, c'è le mani unte, mi scivola dove sono. Ora si va a devitalizzargliene, osso, vedete, ora si va assentita a devitalizzare finché si vede che gira, finché giri il trapano, si va a sfondare, a mangiare il dente, capito? Poi quando non gira più ci si ferma. Vedete, io studiavo alle scuole di Coderino, a questo grande istituto ho preso, diciamo, la licenza da dentista. Quindi, come fo denti io, me glieli fo io, non glieli fa nessuno, perché sennò mi incazzo, quindi spacco ogni ossa. Vedete, i denti, allora, vedete, questo gli hai famoso dente, il dente canino, il dente stuzzino, conosciuto anche come dente langorino. Questo gli è un dente, diciamo, meglio tenerlo che learlo, perché se tu lo lei, osso dopo un tullare. Ricordo, io ho lo studio a Monsummano, il giorno fuori dentista, la sera apro la pizzeria, ricordo la nostra pizza, come la si fa noi, non la fa nessuno. 102 ore di lievitazione, osso. Io ho preso la licenza da dentista alle scuole di Coderino. Diciamo, all'istituto di Coderino c'è queste grandi scuole per diventare dentisti. Vedete, io poi, fra l'altro, la sera apro anche la pizzeria. Venite a mangiare la pizza da me perché il nostro impasto gli è superiore a quegli altri. Come si fa da noi, non la fanno da nessuna parte. Ora si va a devitalizzargliene, assentita, piano pianino, si va a vedere, capito? Capito? Finché, diciamo, gira. Quando poi vedo che i denti cominciano a girare.